trinchi, mamma mia, si salterà. La 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 la. Dicembre è solitamente una giornata in cui si accendono ovunque nelle case di ognuno di noi, ma anche nelle tante piazze, le luci degli alberi di Natale. Invece noi accendiamo i riflettori con la famiglia Principe dal 1968, nuovamente i riflettori con la famiglia Principe, con Lorenzo. Ciao Lorenzo. Salve, ben trovato. Ben trovati a te, ben trovati a tutti quanti gli amici che ci seguono da casa. Per il nostro appuntamento dei consigli del Principe, stavolta signori andremo nello specifico, perché festività di Natale, chi lo dice che soltanto dove c'è il freddo si respira l'aria giusta del Natale? No, la respiriamo anche noi, la respiriamo con un olfatto straordinario datoci da queste prelibatezze che potrete gustare qui all'osteria della famiglia Principe. Vi ricordo anche il sito internet famigliaprincipe.it, quindi precisamente per avere tutti i dettagli delle ricette potrete avere tutti i consigli anche sul sito. Lorenzo. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare della prima data, quella più imminente, quella dell'8 di dicembre, che essendo lunedì noi comunque resteremo aperti in tutto il periodo natalizio fino all'11 di gennaio. I giorni aperti. Fino all'11 di gennaio, sempre aperti con l'osteria, e quindi diciamo che diamo un attimo un input, visto che l'8 di dicembre siamo aperti e faremo un menù alla carta, alcuni dei piatti che comporranno la carta di quella giornata. Vediamo. Abbiamo dato importanza innanzitutto, visto il periodo del broccolo fiorillo, di fare un raviolo ripieno con la pezzentella, quindi una salsiccia all'interno con broccoli e peperone crusco ad accompagnare il tutto. E l'altro piatto che sarà presente in carta il giorno 8 è un turbante di vacca prodotta da un nostro amico Irpino, con la patata ricciona e la sua crema, il tutto accompagnato da un grandissimo bicchiere di vino rosso. Specifico, e poi concludiamo, vedo che ci sono anche dei pinoli, delle particolarità. Sì, diciamo che i pinoli all'interno della cottura del broccolo per dare una tostatura e un leggero senso di affumicatura. E poi anche delle spezie per dare anche. Diciamo che la spezia finale è questo peperone che noi stiamo trattando, che ci dà un amico produttore che è Michele Ferrandi, che è il peperone crusco che è utilizzato proprio per dare croccantezza finale al piatto. Altra curiosità, il secondo piatto, che tra quelli che si troveranno ovviamente alla carta l'8 di dicembre, che tipo di taglio di diciamo che abbiamo di vacca, utilizzato uso la tua abbiamo parola. Utilizzato una vacca per dare importanza anche a quello che è un produttore campano, quindi visto che stiamo in un momento in cui si parla tanto di vitellone, manzetta, scottona, eccetera eccetera, quindi la vacca, una di quelle razze molto dedite alla produzione di latte, che noi comunque tenendo in una lunga frollatura riusciamo a servire a tavola anche tenera e morbida. Tenera, poi c'è l'accompagnamento della ricciona. Della che patata qui, ricciona, insomma, che comunque è oramai è diventato un must della nostra cucina. Cioè, la prima cosa che compriamo la mattina è la patata ricciona. Ci vuole. Senti, allora io prendo il bicchiere perché siamo quasi pronti per il brindisi. Voglio anche però chiederti, anticipiamo qualcosa della prossima puntata, perché la Natale prossima, sarà spettacolare. La prossima puntata iniziamo a dare proprio gli input sul menù natalizio. Tempo reale aggiornamento www.famigliaprincipe.it. Vi ricordo ancora, osteria Famiglia Principe, siamo a Nocera Superiore. Vi ricordo anche che l'8 dicembre potete accendere le luci sulle vostre tavole qui a tavola all'osteria Famiglia Principe. Si salterà, frinche, mamma mia, si salterà.